Massimo Pieppariello, buonasera da Radio Notte Stereo. Buonasera. Dunque Massimo, io stavo dicendo fatto che comunque può incidere sul campionato falsato, la Ternana che non ha casi Covid, una regione meno colpita della Campania e della Puglia. Che ne pensi? Sì. Certo, è una questione particolare. Nel senso che abbiamo parlato di una squadra come la Ternana che sta con un grande merito, con una grande forza durante il campionato, senza aver avuto nessun caso Covid, senza aver avuto quindi nessuna problematica legata all'organico, mentre qui ad Avellino registriamo un mini focolaio che purtroppo oggi si è allargato con un altro tesserato che è stato trovato positivo, la conferma di Tito ancora positivo, quindi non si è negativizzato, ci sono 10 giocatori disponibili e la partita domenica con il Catania diventa un rebus, un'incognita per Braglia che si trova con l'organico di tutto all'osso. Caro Massimo, oggi ricorre anche il triste anniversario del terremoto. Sì. Ricordi quell'anno in particolare? Ricordi qualcosa? Ricordi che cambiò qualcosa dopo il terremoto? Sì. Cambiò tutto, cambiò. Il terremoto del 23 novembre 1980 è stato lo spartiacque per Virginia, ma per l'intero sud, soprattutto per questa terra che fu martoriata e ancora oggi piange le 2914 vittime. Una domenica particolare perché l'Avellino all'epoca giocava in Serie A e quella domenica primaverile con un clima caldissimo, anomalo per quell'epoca, l'Avellino di Giovanni batté al Partenio l'Ascoli per 4-2. Una domenica felice per i colori bianco-verdi, considerando che quell'Avellino era partito con l'handicap di 5 punti per il famoso calcio scommesse. E fu un grande campionato. Dopo il terremoto praticamente nacque ancora di più un legame più forte, fortissimo, tra la comunità irpina avellinese con la squadra di Vinicio, e nonostante le vicissitudini del terremoto, la necessità di spostarsi lontano dall'Irpinia per allenarsi e poi per giocare le prime partite interne. Ricordiamo che l'Avellino giocò poi successivamente con il Catanzaro e Juventus a San Paolo prima di tornare nella sua tana. Ci furono momenti terribili che la comunità ha saputo vivere con sacrificio, con coraggio, con l'immagine forte di un gruppo legato a quella squadra, e poi sul campo ha ottenuto poi una clamorosa salvezza con un giro di torno pazzesco. Massimo, questa squadra è l'unità di un popolo abbinato alla forza della certo, quella c'è sempre stata. Poi nei momenti così difficili, insomma, viene fuori, quell'unità viene fuori. Massimo, secondo te di cosa ha bisogno questa squadra? Ha bisogno di altri innesti, di altri rinforzi? Un Avellino, credo, non completo sotto il profilo dell'organico a centrocampo. Manca un playmaker, perché finora De Francesco, che era considerato uno degli elementi di spicco, reduce dall'ultima stagione alla Regina, finora ha deluso le attese. Stiamo parlando però di un gruppo che secondo gli obiettivi della società dovrebbe raggiungere almeno i playoff. Sulla carta ci siamo, nel senso che è una squadra che è ben solida. Sta di fatto che ora con questa problematica del Covid, del coronavirus, con tante partite da recuperare diventa anche più problematica per, sì, purtroppo sì, c'è anche questo. Per Braglia anche la marcia di avvicinamento ai match e soprattutto anche la pianificazione di quello che potrebbe essere il piano di lavoro. Sta di fatto che la periodo degli ultimi 4-5 giorni non si è mai allenato soltanto, quindi già domenica vedremo una squadra che arriverà facilitata dalle assenze per Covid, dagli infortuni che sono tanti, non dimentichiamo, e anche da qualche squalifica. Quindi ora più che mai questa parte finale di giugno andata potrebbe rappresentare da un lato un volano per il Lupo che vorrebbe riprendere slancio, quindi restare nei quartieri nobili della classifica. Dall'altro lato spetterà anche a Braglia mantenere alta l'attenzione, perché tanti impegni ravvicinati potrebbero sicuramente far male a un gruppo che ora, come certamente, ora è molto limitato sotto il profilo numerico. Massimo, il proverbio sotto la panca la capra muore, sopra la panca la capra campa. Riguardo il campionato, chi ci metti sopra e chi ci metti sotto la panca? Mani discutibilmente in questo momento la regina del campionato, lo ripeto, per organico, per profondità della rosa a disposizione di Lucarelli, per gli investimenti, anche per il gioco che sta
finora dimostrando merita decisivamente la leadership. Mi aspettavo a quindi la Ternana, ma non tanto sotto il profilo dei risultati, ma sotto il profilo del gioco un po' deludente. Sta risalendo il Palermo dopo una fase di difficoltà sotto la panca, quindi il Palermo in cui i valori possono cambiare da un momento all'altro, e purtroppo l'incognita e questa variabile del Covid potrebbe davvero regalare grandi sorprese a chi ora sta in acque tranquille. Massimo, io ti ringrazio, il tempo stringe, è stato davvero un onore per noi averti qui, non in studio perché non si può, ma al telefono. Grazie Massimo Iepariello, buonasera. Grazie, buonasera a voi. Direttore, buonasera, Radio Notte Stereo, Ventre Cesare, benvenuto. Eccomi, buonasera. Direttore, parlavamo del fatto che la Ternana non ha avuto casi Covid nella rosa, l'Avellino invece ne ha avuti molti, comunque campionato falsato a tutti gli effetti, però naturalmente osanno anche la Ternana che comunque sta ottenendo grandi risultati sul campo. Eh sì, è un dato di fatto inconfutabile, Ternana 0 casi, Teramo 1, Bari 1, evidentemente oltre che più fortunati forse sono stati anche più attenti di noi, bisogna ammetterlo. Quindi è anche un problema di gestione? Come? È anche un problema di gestione allora? È inevitabile. Non solo settoriale, cioè nel caso che in Campania ci sono più casi. Ma in Umbria non è che stanno tanto meglio di noi. È un quinto rispetto alla Campania. Insomma, non, la zona rossa è stata, c'è stata pure là come c'è stata da noi. Però al di là di questo, penso che una maggiore attenzione possa limitare il danno. Ma ormai il virus si è insediato all'interno dello spogliatoio, quindi bisogna solo sperare che quanto prima venga debellato. E purtroppo il nuovo caso che riguarda De Simone non mi fa sperare in immunità di gregge come si sperava. Speriamo di no. Direttore, eppure avevamo fatto una bella partenza, eravamo partiti alla grande. Tutto questo, sì. Insomma, ma siamo ancora comunque una squadra che dopo 8 gare ha totalizzato 15 punti e comunque altri 12 che può totalizzare nelle 4 partite che dobbiamo recuperare. Certo, però questa sosta porta delle incognite, porta dei problemi. E anche mentalmente una cosa è giocare con il vento in poppa, come è stato nelle prime giornate, che ci ha permesso di giocare anche sulle ali dell'entusiasmo e recuperare quel gap fisico che magari ci penalizzava, perché eravamo partiti in ritardo rispetto a qualche altra big. Adesso, a partire dalla gara di domenica prossima, immaginate Braia con 6-7 calciatori che può recuperare incrociando le dita tra giovedì e venerdì, come può affrontare il Catania. Direttore, io nella mia trasmissione chiedo sempre un risultato esatto per la partita dell'Avellino. Se la sente? Il problema è che sbaglio sempre le schedine. Vabbè, non fa niente, comunque. Ci provi. Mi riprometto di non giocare l'Avellino. Non riesco a dare un risultato. Vabbè, in questo caso ci provi, lo faccia per la trasmissione. Comunque lo chiediamo a tutti. Mi va bene 1-0. 1-0 per l'Avellino, va bene direttore. Bernadotto magari, perché Bernadotto merito, oggi ricorre il 23 novembre in 1980, quando insomma 40 anni fa le nostre vite furono sconvolte da quel tremendo terremoto. Sì. Lei cosa ricorda di particolare tra calcio e il terremoto accostato al calcio? I miei ricordi sono tutti accostati a calcio, in particolare è naturale. Quel pomeriggio avevo quasi 9 anni, quindi tornavo con mio nonno perché era il primo anno che avevo l'abbonamento in Monte Vergine. Stavamo vedendo, come tutti penso, la partita tra Inter e Juve, la sintesi, no? Che davano dei 40 minuti. Sì, c'era Inter. Stavamo in cucina e poi ci ritrovavamo fuori con questi 90 secondi maledetti. E poi ricordo le tende, ricordo la ripresa quando tornammo a giocare a Napoli. Sì. Ricordo le partite
con Mimmo Rossi che la raccontava, oggi me lo ritrovo collega, e, era emozionante sentire attraverso la radiolina, magari in una roulotte nella tenda, insomma, quell'Avellino che combatteva, e noi ci immedesimavamo quasi come in due ore per poter riscattare e dimenticarci di quello che tenevamo intorno. Sono immagini che anche per un bambino di 9 anni vi garantisco che resteranno per sempre indelebili nella mente, me le porterò fino nella tomba. Certamente. Un mese fuori, insomma, guardare sempre il cielo, a sperare che la casa non ti cada addosso e quant'altro, ti segna. Non è una cosa qualunque. No. Direttore, io la devo salutare per motivi di tempo, la ringrazio. Grazie. Del suo intervento qui a Radio Notte Stereo e le auguro una buona serata. Grazie anche a voi, buona serata. Buonasera direttore, Radio Notte Stereo, sono Cesare Ventre, benvenuto. Ciao, ciao Cesare. Dunque direttore, prima di passare al calcio mi sembra doveroso ricordare le vittime del sisma che 40 anni fa sconvolsero le nostre vite. Ebbene, la domanda è questa: nel gruppo, nello spogliatoio, dopo il terremoto cambiò qualcosa? Sì, vabbè, certo. Dopo il terremoto cambiò tantissimo perché fu un'esperienza tragica per tutti, ecco, cambiò perché noi facemmo un patto di fede tra di noi dove decidemmo, ecco, di dare il 1000 per 1000 in campo, un po' tutti, di sfidare santo, perché volevamo raggiungere la salvezza per regalare, ecco, un sorriso al nostro popolo, al popolo ispino. Quindi subentrò in voi un orgoglio che era ispino, anche se non eravate ispini. Sì, subentrò, sì, è vero, l'orgoglio ispino, ecco, noi ci medesimiamo nella drammaticità del momento della forse anche vita. Per riscattare tutta quella sofferenza che avevate visto nelle persone dell'Altispinia, dove i paesi erano crollati e rasi al suolo. Sì, siamo tutti, perché in quei momenti anche una partita non è una cosa banale, ma può contare molto per una persona. Sì, vabbè, come infatti noi lo sapevamo. E noi la domenica giocavamo per loro, principalmente per loro. Direttore, 8 partite, 15 punti. Campionato si sa falsato, perché comunque ora noi che abbiamo 8 gare, qualcuno ne ha giocato 12, avremo dei recuperi. Comunque abbiamo totalizzato 15 punti. Secondo me l'Avellino è una bellissima squadra, ci ha dato fino ad adesso grandi soddisfazioni, tranne la partita con il Catanzaro, ma si sa che il calcio è così, si vince e si perde. Molti, insomma, hanno puntato il dito sul fatto che a centrocampo ci vuole un Di Paolo Antonio. No, ma Di Paolo Antonio sta bene dove sta. A noi un giocatore che si lascia pregare fino per tanto tempo non andava bene, perché se uno vuole, come dire, sposare la causa di una squadra, una gloriosa come l'Avellino, non si lascia pregare per tanto tempo. Noi abbiamo fatto altre scelte, alla fine abbiamo deciso di puntare su Di Francesco, che lo riteniamo un calciatore importante, e andiamo avanti così. Quindi lui è intoccabile, non ci sarà un qualcosa sul mercato per sostituirlo? Ma a gennaio vediamo. Perché gennaio si parla tanto di questo fatto, che non è adatto al ruolo che ricopre. No, vabbè, ognuno la pensa in una certa maniera. No, direttore, io non ne voglio obiettare, solamente i tifosi vogliono sapere se comunque sarà lui che giocherà in quel posto e andrà avanti con il campionato, e gli darete la fiducia che insomma gli avete concesso fin dall'inizio. Ma lui ha grande fiducia da parte dello staff tecnico, assolutamente. Poi noi adesso dobbiamo ripartire. Domenica giocheremo col Catania, mercoledì giocheremo col Potenza, l'altra domenica andremo a Francavilla, e abbiamo un tour de force importante dove per un mese e mezzo giocheremo 3 partite a settimana.
Senta direttore, poi a gennaio vediamo se c'è bisogno di qualcosa, si scenderà di nuovo sul mercato. Sicuramente sul mercato, ma magari perché ci sono quelli che hanno il Covid che non possono giocare, quindi la rosa si sta assottigliando. Lo so, si sta assottigliando. Noi ci auguriamo e speriamo di recuperare tutti nel breve tempo possibile. Noi abbiamo da recuperare 3 partite che sono partite importanti, vincendole sicuramente ci vanno a fare un grosso passo. Saremo dietro la Ternana se tutto va bene. Se tutto va bene, ce l'auguriamo un po' tutti. Direttore, qualcuno sostiene che il Covid non è stato gestito bene lo spogliatoio dell'Avellino. Su questo lei cosa mi dice? Ma no, assolutamente, non è stato gestito benissimo da parte dello staff medico, questo no, assolutamente. Purtroppo ci sono successi gli episodi, noi siamo andati a giocare a Palermo c'erano 15-16 calciatori che avevano il Covid, in caso che noi abbiamo in quell'occasione siamo stati conteggiati e poi ce lo siamo portati dietro, ecco. Però lo staff medico l'ha gestito alla grande. Direttore, io le faccio queste domande perché si è parlato di questo, in modo che lei chiarisca questo ai tifosi che ci seguono. Sì, me l'ho detto, la situazione è stata gestita bene, ecco, quello basta uno all'interno di un gruppo che purtroppo poi contagia pure gli altri. Come mai la Ternana 0 casi, direttore? Eppure anche loro, insomma, vanno sui campi, sugli stessi campi dell'Avellino. Ma loro l'hanno la zona dove loro... Quindi è una questione di zona. Io prima l'avevo detto, cioè l'Umbria rispetto alla Campania c'ha un quinto dei casi. Ma l'Umbria rispetto alla Campania ed altre regioni è una zona dove i casi di Covid non ce ne sono, ce ne sono pochissimi, ecco. Diciamo che loro sono stati un po' più fortunati di noi e delle altre squadre che non hanno subito, ecco, situazioni del genere. Direttore, in difesa c'è bisogno di qualcosa? Si sta muovendo per la difesa? C'è qualcuno che si è lamentato della difesa? Oppure era forte che faceva la differenza quando era tra i pali? Senti, ma tutti si lamentano. Noi abbiamo sbagliato una sola partita, è stata col Catanzaro. Ci sono stati degli episodi negativi, c'è stata l'espulsione di Miceli subito all'inizio del secondo tempo, si è rimasto in 10, però la squadra fino adesso si è comportata alla grande, ecco. Io non vedo questi allarmisti da parte della tifoseria o da parte di qualche altro, non so. Direttore, a parte gli allarmismi, tra i tifosi si parla anche del fatto che la squadra è troppo nervosa, troppe espulsioni. Vabbè, ma sono dei casi, succede questo. Cioè il gruppo è nervoso o è pure agonismo? Bisogna gestirsi in un modo diverso, ecco, stare più tranquilli e stare più sereni. Quindi non ci sono problemi, al momento l'Avellino va a giocare contro il Catania con una rosa motivata e che vuole vincere quella partita. Ci mancherebbe, certo che la vogliamo vincere. È una partita difficile, giochiamo contro una grande squadra e speriamo di recuperare qualche altro ragazzo in settimana da poter avere a disposizione un organico che ci possa permettere di avere anche qualche alternativa. Direttore, io chiedo sempre il risultato esatto, per cortesia, lo so che non si vuole sbilanciare, però fa parte della nostra trasmissione un risultato esatto per Avellino Catania. Ma è un risultato esatto, noi dobbiamo giocare questa partita con grande acutezza. Si sbilanci, una volta lo faccio, direttore. E dobbiamo cercare in tutti i modi di vincerla. Risultato esatto, non me lo vuole dare? No, non te lo so dire proprio. Quindi, importante che vinciamo. Direttore, non si è voluto sbilanciare, forse magari per scaramanzia? No, nessuna scaramanzia, ci mancherebbe.
Ebbene, direttore, io le auguro un buon lavoro. Fino ad adesso già ha fatto un lavoro egregio e si è visto fino ad adesso in campo, e le auguro davvero tutto il bene di questo.